Salve bella gente, qui è il vostro Manuel, bentornati. Oggi siamo qui sul ventesimo, mamma mia, episodio della serie principale di The Last of Us Part 1 Remastered. Ragazzuoli, nello scorso episodio abbiamo fatto. Attenzione. Anche tu. Va bene, Ellie, grazie. Mi raccomando, signore, lasciate un bel like e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Nello scorso episodio, dopo molti problemi con Ellie, eccetera, eccetera, abbiamo fatto pace finalmente. Joel ha fatto pace, finalmente, direi. Mappa Campus UAC. Ok. Ragazzi, e dopo essere andati col cavallo, abbiamo lasciato il nostro fratello Tommy e adesso siamo alla ricerca di questo posto per Ellie. Allora, abbiamo questo posto, vabbè, dobbiamo andare a trovare le luci, ecco. Allora, a parte il PC e tutte le altre cose, dobbiamo andare a proseguire sicuramente da questa parte. C'è qualche malcapitato? Assolutamente no, meglio così, quindi passiamo e procediamo avanti. Per quanto riguarda munizione e tutte le altre cose, credo di non essere messo tanto male. Ma ti dirò. Nel momento mettiamo anche l'arco. Di sopra sicuramente non si sale. Siamo al piano. Sembra il primo piano, non lo so. Comunque, allora, diamo un'occhiata. E qualcuno qui? Allora, ancora questo machete che è bellissimo. Peccato che ho solo un utilizzo. Molti poster, molte cose, bla 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 bla. Posso craftare, facciamo un medikit immediatamente. Mentre quanto riguarda questo abbiamo 60. Allora, direi di aspettare per aumentare la salute massima, sì. Anche se non, ci sono anche cose che ancora non ho neanche potenziato, la velocità di cura. Ok. Non è che sia qualcosa di chissà che. Vabbè, mi curo più veloce. Ecco. Va bene, per il momento facciamo così. Allora, cerchiamo di prendere più cose possibile. Vediamo cosa c'è qua. Prendi tutto. Come forbici sto al massimo, sì. E cos'è? Ragazzi, scusate se mi sentite un po' così. Ma ho un'allergia, è una vo è un raffreddore, ma penso è più un'allergia che prende, non si può. Meglio non Chissà tirare quanto insulti. sono stati nascosti. Credo per molto tempo, Joel. Allora. Ok. Sì, vabbè, siamo andati di qua. Andiamo avanti. Ma dove le. Vabbè. Abbiamo le spore e non c'è gente. Boh. E ti pareva. Prima non apparivano però, eh. Allora, sembrano clicker. Ecco, ora inizia il problema. Allora, sapete, io come sempre non voglio sottovalutare l'arco. Però merda, merda. Allora, aspetta a te. No, a te. Questo è uno. E si ritorna col coltellino. Poi. Allora, a me non sembrano tutti clicker, eh? E invece sì. Occhio.
Fuori. C'è forbici. Beh, le utilizziamo subito per fare un coltellino. Bene, e ne possiamo prendere altre. Allora, una bilancia, what? Lanciafiamme addirittura c'è. Raga. Vaffanculo. Stavo dicendo, quello porca vacca, quello è un bloater, raga. Che palle, infatti. Quanto tempo ci voleva? Questa la prendiamo. Wow. Mamma mia, infatti un bloater c'era. Non mi sembra ci sia qualcun altro. Comunque abbiamo scoperto che... Allora, raga, l'arco è bellissimo, è fortissimo, però... Un tri-clicker un po' meno. A meno che se io li prendo in testa, forse il suo sporco lavoro lo fa. Che? Lo facciamo? Ma sì, dai. Almeno abbiamo quando? Due colpi? Sì, due colpi sicuri. Calcio balilla, abbiamo. Biliardo. Allora. Non mi sembra ci sia qualcosa. Meno male abbiamo preso tutto. Abbiamo giocato bene, dai. Andiamo. Reggerà. Deve reggere. Allora. Stavo per dire, Joel, perché ancora hai la maschera? Altri fetti, sto bene. Arrivo, Ellie. Vediamo un po' cosa c'è qua. Assolutamente nulla. Veste buone. Eccesso. Niente. Biancheria. Ok. Ok. Signori, mi sa che abbiamo preso tutto. Allora, dai, Joel.
Raga, non mi domandate neanche a me perché sempre cammina così, eh? Non lo so. Allora. E ora apriamo. Uno, due, vicino al laboratorio. Bill li usava come difesa, forse loro fanno lo stesso. Sì, lo vedo. Forza. Su, forza. Allora, siamo passati dall'altra parte. C'è qualcosa? Forse no. Andiamo. Niente guardie, niente di niente. Sì, mi aspettavo di vedere qualcuno. Entriamo. Ah, qualcosa ho visto. Sono sicuro. Possono essere sempre utili, Sei mai ragazzi. stato in questi posti? Cosa, un'università? Già. No, non da studente almeno. Perché no? Ero molto giovane quando ho avuto Sara. Sei stato sposato? Per un po'. Cos'è successo? Ok. Troppo. Troppo. Vabbè, in effetti un po' troppo, dai. Troveremo mai delle luci ancora in vita? Sarà meglio. Beh. Eppure qualcosina da lottare c'è. Spostati. Andiamo. Allora, si fa sicuramente da questa parte, giusto ragazzi? Però dovete darmi un secondo. Voglio capire cosa c'è qua. Sembra nulla. E questa era tipo un'università. Andiamo. Perché mettere questi punti esplorabili se poi non c'è nulla? Madonna, raga. Che fastidio. Che fastidio. Vabbè, d'accordo. Signori, andiamo avanti. Sembra una via d'accesso. Ok. Adesso il problema sta a come devo raggiungerla. Cazzo, credevo si andasse di qua.
Neanche di qui. Ok. Adesso comincio a pensare che non so dove devo andare. Allora. Non sta niente qua, no? Mica devo andare dal cancello, non è possibile. Anche perché come ci potrei mai arrivare? Non penso che il cancello si apra. Affancuore. Arrugginita è bloccata. Dobbiamo trovare un'altra entrata. Potremmo passarci su. Potremmo passarci su. Ma come? Eli, a meno che vieni tu. Credo di aver trovato la soluzione. Allora. What? Perfetto. Ok, non era quello che avevo in mente, ma andrà bene. Addirittura è sceso anche lui, quindi penso stiamo andando avanti. Comincia a farsi buio. E credo che devo utilizzare nuovamente il cassonetto, raga. È assurdo. Ed è uno, ed è due. Ottimo. Energia solare. Saliamo. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatta. Grazie. Diamo un'occhiata. Ah, che bravo Joel. Allora, mi sembra un posto di clinica. Ah, ora ho capito per gli ingranaggi. Bravo Joella, mi piace. Apri così le porte. Ok, ci stavamo perdendo queste. Signori, vado alla crafting table e vediamo cosa posso upgradare. Ok signori, oltre agli upgrade che potrei fare tranquillamente, la velocità di ricarica della rivoltella penso che non lo farò mai. Penso che così mi va più che bene. Per quanto questa possa essere buona, attualmente non farò nulla. La stessa identica cosa vale anche per lei. La velocità di ricarica della shorty. Vabbè raga, qua devo avere almeno il livello 4 se voglio fare qualcosa di interessante. Cosa ho pensato? Ho pensato di fare una fondina per arma, ovvero per canna lunga. Facciamo per canna lunga. Ottimo. Sì. Così almeno, raga, esatto. Ho già due armi belle pronte. Ottimo, così. Ma mi sembra ottima come cosa, quindi perché no? Tanto prima o poi la dovevamo fare.
Allora. Al massimo, peccato. 0. Sì, sono al massimo. Allora, Ellie, avevi trovato qualcosa? Prima mi sa che ho detto clinica. Faranno che? A prendere la cura da me. Farà male? No, probabilmente ti faranno un prelievo di sangue. Non fa male. Ho già fatto delle iniezioni e dei vaccini a scuola. Non mi è piaciuto. Ci siamo. E questa io pensavo fosse la porta per andare avanti e tu mi stai dicendo che questa è per forza con un coltellino la devo aprire? Cazzo! Sì, raga, scusate, però ottima roba. Attrezzi livello 4. Molotov potenziate. Qui c'è la cura per l'umanità. C'è nessuno? Facciamo piano finché non capiamo quello che succede. Cazzo, se c'è roba. Quindi, mamma mia. 50 di ingranaggi, belli così. Io quasi quasi tornerei indietro e mi faccio un altro upgrade. Quasi quasi, raga. E nel frattempo vedo anche dove devo andare. Ho aumentato la portata del lanciafiamme. E ho aumentato anche la... A parte che... E ho aumentato anche la... come dire... il caricatore di quest'arma. Oltre questo... dovrei avere almeno un po' di colpi per questo. Bene. E in teoria, se Joel corre, ho trovato come andare avanti. A parte che Ellie è pure tornata indietro. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Amo quando dobbiamo sbloccare qualche porta con il coltellino. Ellie? Perché non viene? Che cazzo appena... vabbè. Niente di utile. Non c'è niente di interessante, solo robaccia medica. Non capisco. Sembra che abbiano fatto tutte le valigie e siano scappati. Beh, forse non tutti. Stammi vicino. Allora, ancora non siamo in fight perché non posso scattare. Ellie, cazzo, ti ho detto fermati, stai già salendo. Vabbè. Andiamo. E qualcuno? Mamma mia, Ellie, mamma mia, mi sono cagato addosso. Beh, sembra che, non per dire, ma non c'è nulla. Qualche merendina? No. Beh, di vita è che sono messo male. Comunque dopo tutte quelle piastrine si chiamano? Abilità, vabbè. Tutti quelli punti abilità che ho trovato. Possiamo fare tanta, ma tanta di quella roba. Sì, sono a 65. Manca poco. E quasi quasi me lo tengo. Me le conservo. Così da...
aumentarmi la vita la prossima volta, così siamo a vita massima e mi preoccuperò di meno. Comunque posso dire che per quanto riguarda... Oh, let's go. Per quanto riguarda i punti abilità, posso dire che questo maestro dei coltelli alla fine è servito a qualcosa. Oscillazione arma, riduce le... No, ok, vabbè. Mi sta dando... Allora, tutte queste bottiglie, tutti questi mattoni, raga, io non sono scemo. Le cose le capisco bene. Questo sarà un luogo di fight dopo, io ne sono sicuro. Cento, cento, ancora mi continua a dare blo mattoni e cose. Oh, sono 80 punti abilità, manca po manca pochissimo. Manca pochissimo e mi aumento la vita. Prendo volentieri. Prendo volentieri. Ellie, non so dove tu sia, però sto tornando. Ci sono corpi. È un buon segno, no? Se scopriamo dove sono andati. Probabilmente sono clicker, giusto? No, i clicker non si nascondono. Sono delle scimmie. Radiografia della crescita dei funghi sul cervello del paziente. Quanti studi facevano? Erano molto operativi a quanto pare. Il registratore del laboratorio. Beh, grande problema allora con queste cazzo di scimmie. Sembravano tutte belle innocue. Allora, ti ha morso. Penso che sia stata una scimmia, raga. Sto supponendo. Io credo sia stata proprio una fottuta scimmia. Comunque, queste scimmie sono molto brave. Sanno anche chiudere le porte, a quanto pare, eh. Però non sembravano scimmie normali, sembravano un po' tipo scimmie infette. Salve, era lei quello di qui? Ma davvero? Io sono morto. Oh, lo sarò presto. Mi sono preso del tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Non ce la faccio più. Andiamo. Stai cercando gli altri. Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Li troverai là, che tentano ancora di salvare il mondo. Buona fortuna. Sai dove si trova? Conosco la città.
È lontana? Non è vicina, voglio dire, a cavallo. Che c'è? Merda! Sta giù! Io che cosa vi avevo detto? Non importa. So dove andare. Usciamo di qui. Usciamo di qui. Dobbiamo tornare indietro. Grazie al cazzo. Dove ti nascondi, bello? Su, facciamola finita. Allora, adesso. Fatte sotto. Ed è uno. Bro. Porca vacca, e come? Questi qua mi stanno facendo un po' incazzare. Questo ha una fottuta ascia. Io ve l'avevo detto. E salutiamo il caccia nuovamente. Allora. Allora. Ed è uno. Ed è due. E così almeno abbiamo fatto due kill semplici semplici. Oltre questo andiamo a prendere l'ascia e adesso siamo a cavallo, signori. Allora, pezzi di merda, dove siete? Grande. Fai vedere che sai fare. Ma questi qua come cazzo? In teoria lascia, raga, dovrebbe essere migliore. Vabbè, curiamoci. No! Oh, Marta! Oh! Oh! Cazzo! Porca puttana! Non capisco un cazzo, raga, no. Ok, ora devi tirare. Ok. Ok, sei pronto? Uno, due, tre. Tira! Oddio. Porca. Raggiungi il cavallo.
Non vedo nessuno. Andiamo. Merda, no. Cazzo. Joel, come... Ma merda. Sto bene. Puoi occuparti della finestra? Già. Ok. Cristo. Avanti, muoviti. Ti vedo. Merda. Forza, amico. Dovrei cambiare arma, cazzo. Dobbiamo portarti fuori di qui. Non stai bene, Joel. Andiamo adesso. Muoviti. Qui non c'è nessuno. Veloce. Joel, tieniti, tieniti. Forza. Stai andando bene. Continua così. Arrivo. No, raga. In questa doppia porta. Cavolo. Qui, appoggiati a me. No. Puoi camminare? Sì. Allora cammina, cazzo. Merda. Vai, vai, Joel, forza. Ecco l'uscita. Manca poco, forza. Ehi, Joel. Dietro di te. Cosa? Lì. La ragazzina è armata. Porca vacca. Joel, vieni, alzati. Metti il braccio attorno a me. Bene, andiamo. Forza, madonna, cosa sto vedendo, cos'è? Se ti tiro fuori di qui, ti faccio cantare per me. Forza, forza, dai. Aspetta qui. Apro la porta. Con calma. Avanti. Che cazzo? Grandelli, madò. Porca puttana. Raga, mi sono commosso troppo. Riesci a salire? Tutta sta alleanza, tutto questo voler bene, no, vabbè. Forza, Joel. Raga, Joel, cazzo, è un uomo dei coglioni tanti. Vado. Mamma mia. Siamo al sicuro. Joel. Oh, Joel, dai. No. Alzati, alzati, alzati. Devi dirmi cosa fare. Forza, devi alzarti. Joel. No, raga, dai. Inverno. E beh, era autunno. Adò. Porca di quella vacca. Sangue. Ah no. Un coniglietto, che bellino. È sempre bellino.
Chi è Ellie? Non durerà a lungo. Porca vacca. Quello è più bello. Lo spaventeresti? Che figo, giochiamo con Ellie, raga. Signori, fermi, fermi. Signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Non so cosa cazzo sia successo a Joel, ma penso stia bene. Penso ancora stia bene. Penso, sicuramente, al 90%. Raga, noi ci becchiamo al prossimo episodio. Siamo con Ellie, cazzo. Raga, lasciate un bel like sotto questa serie. Cioè, vi prego. Alla prossima. Bella.